Go Buster! Buster e i suoi amici sono in vacanza al mare. Che giornata divertente! Wow, il mare è bellissimo! Cosa c'è nell'acqua? Ah, è uno squalo! Buster è molto spaventato. Ups, attenzione Iggy! Mamma Bus sta facendo un pisolino sulla spiaggia. Buster sta cercando di spiegarle cosa ha visto. Aveva una pinna spaventosa ed è saltato fuori dall'acqua. Era uno squalo! Mamma Bus non vede niente. Non preoccuparti, Buster. È tutto ok. Mamma Bus torna al suo pisolino. Buster è ancora molto spaventato. Chissà se lo squalo è ancora là. Eccolo! Vai, Buster, corri! Ops, di nuovo! Buster è ancora spaventato, ma vuole superare la sua paura. Sta tornando indietro. Ecco lo squalo! Aspetta un attimo, cosa c'è che non va? Lo squalo ha un dentino dolorante che dondola! Ecco perché sta saltando fuori dall'acqua! Non preoccuparti, squaletto! Buster può aiutarti! Sta cercando di attirare l'attenzione della mamma. Si è svegliata! Prende il kit veterinario. E poi mamma Bus corre in soccorso. Splash! Gnom! Gnom! Mamma Bus sta rimuovendo il dente dolorante dello squalo. Ce l'ha fatta! Hurra! Lo squalo adesso si sente molto meglio. Bravo, Buster! Non vede l'ora di mostrare il dente ai suoi amici. Guarda, Buster e Cosy stanno andando alla fattoria. C'è Terry il trattore che sta spostando le balle di fieno. Buster presenta il suo nuovo amico Cosy a Terry. Poi Buster si chiede se c'è qualcosa che possono fare per aiutare con il lavoro della fattoria. Terry ha un'idea. Possono curare le sue pecore. Quelle pecore sono birichine e cercano sempre di scappare dalla fattoria. Buster e Cosy mandano tutte le pecore nel recinto. Non è stato molto difficile. Ma, oh oh, Letty la pecora ha visto qualcosa! Un buco sotto la recinzione! Letty guida tutte le altre pecore verso la fuga! Buster e Cosy se ne sono accorti. Devono impedire che le pecore scappino. Ecco Letty! Cosy la insegue. Buster sta chiudendo il buco in modo che nessun'altra pecora possa scappare. Dove è andata Letty? Oh no! Si sta nascondendo in questi tunnel! E Cosy la sta inseguendo. Come faranno a prenderla? Buster ha un piano. Ha un retino. Lavorando insieme possono catturare Letty alla svelta. Ops, Buster l'ha mancata. Adesso è dietro a Buster. Gli sta saltando sopra e... Ops, Buster ha catturato Cosy. Letty sta ancora scappando. Buster ha di nuovo catturato Cosy. Così non va. Non prenderanno mai Letty in questo modo. Ma cosa ha visto Cosy? Le balle di fieno. Sembra che abbiano un piano. Chiuderanno tutti i buchi con le balle di fieno. Così rimarrà solo un posto in cui Letty potrà andare. Eccola! Hanno catturato la pecora birichina. Ottimo lavoro, Buster e Cosy. Terry è rimasto molto colpito. Ma cosa succede? Letty sta usando di nuovo i suoi vecchi trucchetti e sta scavando un altro tunnel. Ma questa volta Buster e Cosy sanno cosa ha in mente di fare. Negozio va perché vuol rubar Buster il bus.
Peter, è una nuova giornata! Ehi, aspetta! Oh. Non ci sono colori! Che strano! Anche Robin non ha alcun colore! Guarda, Robin! Buster ti ha reso di nuovo colorato! Ben fatto, Buster! Oh no! Quella piccola paperella è triste! Ha perso il suo colore! Forse Buster può aiutarla! Ottimo! Il colore è ritornato! Oh, guarda com'è felice la paperella! Oh, guarda! Anche la fattoria di Terry ha perso il suo colore! Buster potrà fare qualcosa? Certo! Hai il tocco magico, Buster! Oh no! Anche Scout! Avanti, Buster! Aiutala a tornare colorata! Eccoti qui, Scout! Di nuovo alla normalità! Guarda! Buster può anche cambiare i colori delle cose! Ora la palla è verde! E ora la palla è viola! Buster sa dare colore alle cose! Wow! Buster ha colorato Scout come l'arcobaleno! Adesso anche lui ha i colori dell'arcobaleno! Ora è Buster il bus arcobaleno! C'è di nuovo Terry! Ora è Terry arcobaleno! E guarda i campi! E il fienile! I colori dell'arcobaleno sono dappertutto! Fantastico! Buster ha anche dato diversi colori alle nuvole! Manca solo una cosa! L'arcobaleno, ovviamente! Il bus arcobaleno sta guidando sopra l'arcobaleno! Ciao ciao! Oh, Buster! Era solo un sogno! E fuori piove! Oh, mi dispiace, Buster! Aspetta! Forse dopo tutto sei davvero magico, Buster! Hai fatto uscire il sole! Guarda! C'è Scout! E c'è anche Buster! Penso stiano giocando ad acchiapparella! Cosa ha visto, Buster? Oh, wow! Un labirinto! Scout ci sta entrando! Forza, Buster! Vai a cercarla! Chissà da che parte è andata, Scout! Eccola là! Insieme si fanno strada nel labirinto! E adesso, da che parte dovrebbe andare, Buster? Di qua! Oh, guarda! Un fiore giallo! Che bello! Ancora qualche svolta! E ora, da che parte? Di qua! Aspetta un attimo! È di nuovo quel fiore! Buster ha girato a vuoto! Forse ripetendo il percorso all'indietro riuscirà ad uscire? Ecco Scout! Anche lei si è persa! Wow! Buster e Scout si sono ritrovati! Grazie al cielo! Ma ora devono trovare il modo di uscire! Scout sale sul tetto di Buster! Forse riuscirà a vedere l'uscita! Eccola! Ottimo lavoro, Scout! Partono veloci verso l'uscita! Ma da che parte è? Oh cielo! Sono ancora persi nel labirinto! Guarda! Tracce di gomme! Possono seguirle e arrivare all'uscita! Bella idea, Buster! Ecco di nuovo quel fiore! Ancora un po' e... Urrà! Sono riusciti ad uscire! Ottimo lavoro di squadra, ragazzi! Guarda! È Rita l'auto sportiva! Sta sfrecciando all'interno del labirinto! Oh beh, immagino che Buster e Scout dovranno aiutarla ad uscire! Mi chiedo cosa stiano facendo Buster e Digger! Wow! Chi ha fatto quel disegno? Sembra che voi ragazzi abbiate voglia di gelato! Digger! Quel cono è gigante! Oh, guarda! Sta arrivando Iggy, il furgoncino dei gelati! Buster e Digger chiedono a Iggy di aiutarli a preparare il gelato gigante! Vediamo! Oh, ciliegia! È un gusto delizioso! Prendiamolo! Wow, guarda quanto gelato! Subito dopo serve del gelato di colore blu! Al mirtillo? Perfetto! È incredibilmente bello, Buster! Ok, ora il giallo!
Ottima scelta! Ne vuoi ancora? Ok, questo è l'ultimo gusto, altrimenti sarà troppo grande. Mela! Sarà un cono gelato davvero gustoso. Un ultimo sforzo, Iggy! Questo cono gelato è un po' traballante. Tienilo in equilibrio, Digger. Robin è andato a chiamare Scout per farle vedere ciò che Buster e Digger hanno fatto per il suo compleanno. Faresti bene a seguire Robin, Scout. Buon compleanno, Scout! Questo è il gelato più grande che io abbia mai visto. Oh no, Digger! Attenta, Scout! Ci è mancato poco. Spegni la candelina, Scout. Ora potete mangiare il gelato. Nonostante tutto, è ancora delizioso. Gnom, gnom! Guarda, c'è Buster il bus ed è una bella mattinata. Cosa farà oggi? Cosa sono quelli? Semi? Wow! Buster vuole coltivare frutta e verdura! Buster va verso l'orto e dà un'occhiata alle istruzioni. Innanzitutto deve scavare una buca per piantare i semi. Buster inizia a scavare. Oh cielo, ci vorrà un sacco di tempo! Ma guarda, c'è Digly! Potrà dargli una mano! Digly è il migliore a scavare ed è sempre felice di aiutare i suoi amici. Digly farà le buche per i semi in un secondo. Ecco fatto! Ora Buster mette tutti i semi nelle buche e passa al punto 2. Il sole! I semi hanno bisogno del sole per crescere. Ma, oh oh, ci sono le nuvole. Ma guarda, c'è Monty la mongolfiera! Forse può dare una mano. Ecco qua! Monty ha spinto via la nuvola! Ora i semi stanno crescendo! E ora il punto 3! Pioggia? Pare che ci sia un'altra missione per Monty! Salta sulla nuvola e... Perfetto! Ora devono solo aspettare che le piantine crescano! Passano molti giorni e le piantine diventano sempre più grandi! Poi un bel giorno, Buster controlla il suo calendario. È oggi! Guarda! Pomodori rossi, zucche arancioni, pannocchie gialle, piselli verdi e melanzane viola! Bravo, Buster! Guarda quanta frutta e verdura hai fatto crescere! Ora può condividere tutto con i suoi amici! Ecco Buster e Robin! Sembra che Buster si stia davvero gustando quella gomma da masticare. E quello cos'è? Un messaggio in una bottiglia! Chissà cos'è! Wow! È la mappa di un tesoro! La X indica dove è nascosto! Buster e Robin vanno a cercare il tesoro sepolto. E ora, da che parte dovrebbero andare? C'è il molo! E guarda! Là c'è l'isola deserta! L'hanno trovata! Oh oh! Le acque sono piene di squali! Dovranno trovare un modo sicuro per attraversarle! Guarda! C'è Katrina, la barca a vapore! È bloccata sulla spiaggia! Ha bisogno di una spinta per tornare in acqua! Così, Buster! Ben fatto! Ottimo! Katrina è tornata in acqua! Oh cielo! C'è un buco! Katrina potrebbe affondare se nessuno pensa ad aggiustarlo! Penso che Buster abbia un piano! Chissà cosa farà con la gomma da masticare! Oh, sta usando la gomma per tappare il buco! Che astuzia, Buster! Ora gli squali non potranno catturarli! Prossima fermata, Isola del Tesoro! Fantastico! Buster è arrivato sull'isola! Ora deve solo trovare il tesoro! È qui da qualche parte! Eccola! La X indica il nascondiglio! Buster scava! Wow! Un forziere! Guarda, una moneta d'oro! Chissà come la utilizzerà Buster!
Guarda, Digley sta sistemando Katrina e richiude il buco. Oh, Buster usa la moneta per pagare Digley. Ha voluto offrire il suo aiuto per ringraziare la sua nuova amica. Che fantastica avventura! C'è Buster il Bus! Chissà cosa combinerà oggi. Una caccia alle uova di Pasqua! Ecco un uovo di Pasqua! Bravo, Buster! Ed eccone un altro! Siamo a 2! E 3! 4! 5! Quanti? Wow! Sono un sacco di uova di Pasqua, Buster! Sembrano deliziose! Buster ama le uova di cioccolato! Che buone! Buster mangia tutte le uova che vuole! Buongiorno, Buster! Oh, cielo! Buster sembra star male! Ha mal di pancia! Penso che abbia mangiato troppe uova di Pasqua! Ecco che arriva Scout la macchina, a vedere se Buster sta bene. Sembra proprio malato. Povero Buster. Scout lo porterà da Amber l'ambulanza. Lei lo può aiutare. Ecco Amber. Sa sempre come far sentire meglio i piccoli Bus. Sì, Buster è chiaramente malato. Ma fortunatamente Amber ha una medicina che lo aiuterà. Apri bene, Buster. Ti farà sentire meglio. Ma non è tutto. Se Buster vuole che gli passi il mal di pancia, deve anche mangiare del cibo sano, come una mela. Ecco, questo calmerà lo stomaco brontolante di Buster. Il giorno dopo Buster si sente molto meglio. Oh, ehi! C'è Digley la ruspa! Cos'ha lì, Digley? Oh, oh! Basta uova di cioccolato! Penso che Buster abbia mangiato abbastanza cioccolato per questa Pasqua. È una giornata molto ventosa alla fattoria. Guarda, penso che Terry voglia mostrare qualcosa a Buster. Ehi, è Monty, la mongolfiera! È un vecchio amico di Terry. Salutalo, Buster! Deve essere molto divertente poter fluttuare nell'aria come un palloncino. Ma oh, il vento si sta alzando! Spero che Monty non voli via. Oh no! La corda si è spezzata e il vento porta via Monty! Presto, Buster, devi inseguirlo! O chissà dove andrà a finire! Monty è davvero in alto! Come puoi fare per riportarlo giù? Guarda, una corda! Mi chiedo cosa abbia in mente Buster. Sbrigatevi, ragazzi! Dovete superare Monty! Che cosa farà Buster? Oh, certo! Un lazzo! Pronto al lancio, cowboy! Ah, ci arrivi quasi! Ma Monty continua a venire portato via dal vento! Ci deve essere un modo per salvare Monty! Cosa ha visto ora Buster? È Iggy, il furgoncino del gelato! Con un sacco di palloncini! Penso di aver capito il piano di Buster! Guarda! Buster si è legato addosso tutti i palloncini! E ora sta volando in cielo! Forza, Buster! Puoi farcela! Afferra Monty! Ci sei quasi! Ci sei quasi! Ci sei quasi! L'hai preso! Ben fatto, Buster! Hai salvato la situazione! Monty ti è molto grato! Monty è di nuovo legato in sicurezza! Non volerà via come quel palloncino! Bel lavoro, Buster! Mettetevi tutti a cerchio e ascoltate la fiaba di Buster il Mago! C'è Buster il Bus! A quanto pare sta attraversando la foresta incantata! Ma aspetta! Cos'è quella cosa sulla strada? Penso che sia un libro degli incantesimi! Wow! Buster può usarlo per fare delle magie! Guarda, ci sono Scout, Terry e Jesse in piazza! Credo che Buster proverà a lanciare degli incantesimi! Vediamo! Wow! Un cappello da mago! Buster sta davvero facendo magie! Mi chiedo quale incantesimo potrebbe usare Buster per aiutare Terry! Abracadabra! Wow!
Buster ha fatto crescere le piantine. Ottimo lavoro, Mago Buster. Quali altre formule ci sono nel libro degli incantesimi? L'incantesimo dell'ape? Oh, guarda! Buster ha trasformato Scout in un'ape. Si sta divertendo davvero tanto a svolazzare qua e là. Credo che anche Jessie voglia volare. Che incantesimi ci sono per questo? Le bolle? Fantastico! Jessie sta fluttuando all'interno della bolla. Ottimo lavoro, Mago Buster. Oh, guarda, ha molto sonno. Vuoi fare un pisolino, Buster? Oh, oh, penso che qualcosa sia andato storto. Gli incantesimi sono andati fuori controllo. Svelto, Buster, devi riportare tutto alla normalità. Sbrigati, Buster! Tutti gli incantesimi sono stati annullati. Ma non credo che gli amici di Buster siano rimasti soddisfatti. Buster sta rimettendo il libro degli incantesimi dove l'ha trovato. È sicuramente una buona idea. Guarda, è Jessie la Jeep! Ha una torta! Wow, sembra gustosa! Ma ecco che arriva Bandito il Bus. Sembra abbia in mente qualcosa. Oh no! Sta mangiando la torta di Jessie! Non è affatto giusto! Povera Jessie! Ecco Buster il Bus! Ed ecco Bandito, che sta guidando troppo veloce! Guarda! Buster è andato a giocare con Scout! Le ha regalato un pallone da calcio! Guarda come ci dà dentro, Scout! Guarda là! Diggly sta costruendo una torre colorata! Ma ecco che arriva Bandito. Chissà cosa vuole fare quel terribile bullo. Oh no! Ha fatto cadere la torre di Diggly! Bandito è un pericolo pubblico. Oh oh! Ha visto la palla di Scout! Bandito sta rubando il pallone! Che prepotente! Buster vuole fare qualcosa. La povera Scout è davvero sconvolta. Buster vuole aiutare la sua amica. Affronterà Bandito e gli farà restituire la palla. Non credo che Bandito ascolterà Buster. Infatti sta facendo il prepotente. Non è giusto. Ma aspetta, Jessie si è messa vicino a Buster. Anche Scout è arrivata ad aiutare. Sono tutti stufi di Bandito e dei suoi modi da bullo. C'è Otis, la macchina della polizia, che si sta gustando un gelato. Ups, Bandito è andato contro Otis. Otis sembra arrabbiato. Va a dare una lezione a Bandito per essere stato cattivo con tutti. Ora Buster, Scout e Jessie possono giocare a calcio in pace. Ehi, ciao Buster! Sembra proprio una calda giornata lì nel deserto. Wow, guardala davanti a te, c'è una grande montagna con del fumo che esce dalla cima. Cos'era? È Rita l'autosportiva. Sta accelerando verso la montagna fumosa. Penso che voglia fare una gara. Buster e Rita corrono insieme nel deserto a gran velocità. Rita è più veloce. Dai Buster, ce la puoi fare. Guarda, Buster sta usando quella rampa per raggiungere Rita. È stata una divertente corsa fino alla cima. Ma guarda, quella cos'è? Lava bollente. Credo sia un vulcano. Potrebbe eruttare in qualsiasi momento. Oh, oh, Buster, attento a quel masso. Oh no, è caduto nella lava. Non è successo niente. Oh no, credo che il vulcano stia eruttando. Presto ragazzi, scappate. Oh no, ci sono delle palle di fuoco che vengono sparate dal vulcano. Attenti, sono bollenti. Oh no, Rita è bloccata nella sabbia. Buster è coraggioso e va ad aiutare la sua nuova amica. Ottimo lavoro, Buster. Ora, veloci, andate via. Veloci, veloci. Per un pelo.
Ecco Ashley, il camion dei pompieri. Non sembra contenta. Dovrà spegnere tutti gli incendi. Buster e Rita non dicono niente. Non volevano scatenare il vulcano. L'hanno scampata bella. Ma Buster ha trovato una nuova amica. Ciao Buster. Ciao Rita. Ehi, ciao Buster. Oh, guarda un po'. Sei nel Far West. Dai un'occhiata al tuo cappello da cowboy. Quello deve essere lo sceriffo con la sua luccicante stella dorata. Oh, guarda, un lazzo. Ottimo lavoro, Buster. Ora sei un vero cowboy. C'è Terry. Inclina il tuo cappello da cowboy e saluta. Non penso che Terry sia rimasto molto colpito. Aspetta. Oh, è bandito il bus. E cos'ha sulla schiena? Un sacco. Penso che abbia derubato il negozio di caramelle. Che villano che è. Devi fermarlo, Buster. Presto, Buster, si sta allontanando. Inseguilo. Sveglia, sceriffo. C'è un criminale a piede libero. Sfrecciano lungo i binari del treno. Più veloce, Buster. Non puoi lasciar fuggire bandito. Wow, bandito è saltato davanti a Suki il treno. Aspetta che passi il treno e... Dov'è andato? Oh no, sta andando nella direzione opposta. Che subito. Stagli dietro, Buster. Bandito sta cercando di seminare Buster nel campo di cactus. Attento, Buster, sono molto spinosi. L'hai quasi preso. Attento. Stai bene, Buster. Oh no, il cactus ha bucato la tua gomma. Bandito sta scappando. Oh no, non la prenderei mai con una gomma a terra. Aspetta. Ma certo, il lazzo. Lancialo, Buster. Uno, due, tre, via. Grandioso, ce l'hai fatta. Hai catturato Bandito. Ed ecco lo sceriffo Otis. Ti sarà sicuramente grato. Eccoci, Bandito è finito in prigione. Nel posto che si merita. Oh, wow, anche tu hai un distintivo. Lo sceriffo Buster. Non è fantastico? Wow, che sogno eccitante. Buon viaggio, Buster. Credo che Buster stia di nuovo dormendo. Dove sei, Buster? Guarda tutte quelle palle giganti colorate e i giocattoli. Sembra un ottimo luogo per un'avventura. Vediamo cos'altro troverà Buster. Wow, guarda quell'orsacchiotto. Guarda com'è grande. Sembra morbido e coccoloso. Ah, così, Buster. Fatti dare un forte abbraccio. Sembra proprio affettuoso. Oh no, Buster, cos'è quel rumore? È un gancio gigante. Credo che Buster sia dentro una grande macchinetta a chiappa premi. Buster, attento, sta per prenderti. Dai, Buster. Era solo un brutto sogno. Guarda, c'è Scout. Sembra che Buster sia ancora un po' scosso. Ma non hai più niente di cui preoccuparti, Buster. Guarda, Buster. Scout ha qualcosa da farti vedere. Chissà cos'è. Oh no, è una macchinetta col gancio. Buster sembra spaventato. Scout non ne ha paura. Forse è divertente. Non preoccuparti, Buster. C'è Scout con te. Guarda, Buster, c'è l'orsacchiotto. Perché non provi a vincerlo? Dai, Buster, sii coraggioso. Puoi farcela. Ok, Buster, prendiamo l'orsacchiotto. Vai con calma. Così sembra vada bene. Ok, ecco che scende. L'hai preso? E quello cos'è? Non è l'orsacchiotto. Oh, è un piccolo pullman giallo. Questo giocattolo è proprio uguale a te, Buster. Questa cosa fa ridere Scout e Buster. Buster ora ha superato la sua paura della macchinetta col gancio.